Ciao. Wahey Kuj, nuovo anno, nuovo saluto, ben ritrovati dal vostro Andronic91 su Pokémon Ultra Sole. Entriamo dunque oggi nel castello del Team Rocket e vediamo chi affronteremo per primo tra i vari capi dei vecchi giochi. La stanza di Samina sembra uguale. Già, tranne per i colori, ovvio. C'è il pannello sicuramente che ci porterà dall'altra parte. Chissà cosa hanno cambiato nel resto della villa. Sembra una porta a specchio, ma non si apre. Mi sa che per il momento non ci resta che tornare indietro. Oh, davvero? Strano, pensavo che... Ah, ecco, altri scagnozzi. Che facce. Degli intrusi. Siamo il Team Rainbow Rocket, Team RR per gli amici e i nemici. Vi faremo pentire di aver cercato di ostacolarci. Un momento, aspettate. Oh no, mi tremano le gambe. Ma si è combattuto contro Vicio prima. E cosa dovremmo aspettare, eh? Levati di mezzo, principessina, ora ci pensiamo noi. Ehi, voi, ma che mori sono questi? Guzman. Sono il vostro incubo peggiore, il più retro di tutti e il più spietato. Tremate davanti al grande Guzman. Mio, ti conosco. Sei il capo dell'ormai defunto Team Skull, nient'altro che un tempistolo di Alola, insomma. E questo è vero. Che ci fanno a nulla come te senza arte né parte e privo di qualsiasi principio o ideale nel castello del Team Rocket? Ah, mi hai descritto proprio bene. Ehi, reclute, state calmine. Cos'è quell'espressione strana? Solo perché voi avete detto un'ovvietà e lui l'ha confermata, voi subito vi scomponete? Che teppisti siete? È vero, sono solo un buon a nulla, inutile e senza uno scopo. Ma ognuno di noi comunque è unico e insostituibile. E se del caso che qui ci sia solo una cosa a cui tengo molto. Tenete a freno quelle manacce. E Andrea, dammi una mano, ok? Come partono subito le lotte quando ti scontri con il team più cattivo e spietato di tutti. E questa volta non lo dico perché io prima Gen, Pokefag, no, perché il Team Rocket, se noi andiamo a vedere, è l'unico team che veramente maltrattava i Pokémon e li sfruttava fino all'osso. Con le ricerche, con i soldi, li maltrattavano per fare esperimenti. Se andiamo a vedere gli altri team, Team Magma e Team Hydro per esempio, l'unica cosa che facevano con i Pokémon era usarli per espandere il mare o la terra. Quindi combattere per Team Magma o contro il Team Hydro e viceversa. Mentre quello che facevano il Team Galassia usava i Pokémon per raggiungere uno scopo che era la dominazione dei Pokémon del tempo e dello spazio. Poi arriviamo al Team Plasma. Il Team Plasma voleva liberare i Pokémon facendoli lottare contro altri Pokémon. Questa è una cosa un po' particolare. Arriviamo al Team Flare, che aveva l'unico obiettivo era seguire Elisio, che voleva risvegliare un'arma che gli avrebbe distrutto mezzo mondo. Arriviamo al Team Skull, che combatte perché forse gli impediscono di rappare, non so, forse da loro il rap non piace e loro vogliono rappare e quindi usano i Pokémon per poter rappare. Insomma, alla fine vediamo che l'unico vero team che usava i Pokémon, li uccideva, li maltrattava, faceva esperimenti su di loro, era il Team Rocket. Quindi insomma, non sono di parte per quanto riguarda il team più malvagio, e se mi esprimo sul Team Rocket, insomma, ci sarà un motivo, no? Mi esprimo con cognizione di causa. Il Team Rocket è battuto da un moccioso e un teppistello. Beh sì. Meglio alzare i tacchi. Questa volta do ragione. Oh, possiamo prendere diverse strade. E scommetto che la camera ci porterà da Giovanni, quindi per ora nulla. Grazie mille, Guzman. Sanno ringraziarmi. Ho solo dato a questi pagliacci la lezione che si meritavano.
Sbrigatevi piuttosto, c'è qualcosa di urgente che dovete fare, o sbaglio? Hai ragione. Andrea, lascia che rimetta in sesto i tuoi Pokémon. Sì, Lilia, mo c'ha la voce un pochino più da femminuccia. Non sono ancora abbastanza forte, ma farò di mio meglio per aiutarti come posso. Quando hai bisogno di rimettere in sesto la tua squadra, vieni da me. Certo! Ok, io direi di allora cominciare a sinistra. Ok. Vediamo un po'. Oh. Bene, una stanzetta un pochino vuota, ma sono sicuro che più avanti... Ah, questi sono solo questi? All'attacco, ragazzi, facciamo vedere a questo intruso chi comanda. Carica! Ma solo questi avete portato? Allora sarà piuttosto veloce la cosa. E vai col fuori il numero uno. Ecco, magari la prossima volta mandami qualcun altro che proprio un Tentacruel non mi piace. Cioè, questo Tentacruel non ha fatto altro che fare protezione. Mando in campo Pizza Pie che fa tossina. Cioè, non ha fatto altro che usare protezione per diversi turni. Mando Pizza Pie e fa tossina. Io mi incazzerei solamente se fosse... Se non fosse una cosa normale questa. In che senso è normale? Nel senso che sono sfigato, no? Questo è il senso. Ma nei giochi proprio sono sfigatissimo. Non becco mai un RNG fatto come Cristo comanda. Non becco mai un Axe. Non becco mai nulla. Nulla, non becco nulla. La nostra strategia segreta è 1, 2, 3 ritirata. Ma come? Io dico, mo vado là, questi mi fanno secco. Invece no, ritirata. Andiamo a curarci da Lilla perché, cioè, ovviamente, con i Pokémon già avvelenati. Ok, possiamo proseguire. Oh, due strade addirittura. Oh, l'ho visto andare in tutte le direzioni. Ok, va bene. C'è un piccolo puzzle da risolvere qui, ma non mi sembra che sia troppo difficile. Allora, quello è un allenatore. Ma sinceramente non c'ho voglia di affrontarlo, vorrei andare direttamente dal capo. Dal capo aria, diciamo. Ah, oh, questo si rifà simile a Pokémon Rubino e Zaffiro. Che chiavica che era. La prima volta per capirlo non si capiva. Non riuscivo proprio a capire come superarlo. Dopo a forza di farlo e rifarlo, alla fine l'ho capito, ma oramai è semplicissimo farlo. Dunque, due sono scappati e uno mi sfida. Ma va benissimo, non c'è alcun problema. Solo vorrei evitare le sfide dove finisco nelle stanze con solo una recluta. Non ce la voglio affrontarla. Quelle che devo affrontare per forza le affronto, ma... Io contro il Team Rocket ho gerato troppe volte, quindi preferisco affrontare solo quelli che sono obbligatori. Una lotta con la solitudine, poverino. Ok, sembrerebbe che debba andare di qua. Cioè, o meglio, una di quelle due. Voglio farlo con una lotta, no, dai. Bene, un'altra è fatta. Torniamo indietro. No, dico, sai, se mi dessero almeno strumenti utili, tipo qualche revitalizzante o cose varie, dicevo, almeno uno c'ha un motivo per lottarli tutti. Però questo sì, c'ha qualcosa qui. Revitalizzante, ma deve darmelo lui lo strumento, no? Che lo trovo nella stanza, perché se posso andarmene via senza lottare e c'è anche lo strumento gratis lì per terra, ciao. Dietro quella stanza c'è qualcuno di importante, una personalità. Allora, ricarichiamo i Pokémon. Ehi, tu fermo lì, ci penso io a te, spero che il mio supero apprezzi. Sì. Eccone un altro che vuole fare la carriera nel Team Rocket, ma... Caro mio, tu hai incontrato l'allenatore sbagliato sul tuo percorso. Vediamo se anche il suo amichetto vuole fare la stessa fine. È arrivato il momento di fare sul serio. Ehi tu, sottoposto, guarda e impara. Anche il suo amichetto vuole fare la stessa fine. Ah, però questo viene con un Mach, classico Mach.
È un classico del Team Rocket. Oh, così mi piace. Anche questo è fatto e ora c'è da affrontare uno dei boss. Vediamo quale è. Andiamo a vedere chi si cela dietro questa porta. Oh, Ivan del timidro. Ma voglio esplorare la... Fammi vedere la camera. Oh, vedo che ha sconfitto le reclute del Team Rainbow Rocket. Peccato, non sono il loro capo, ma mi ero comunque abituato ad averli intorno. Mio nome è Ivan, sono il capo del Team Hydro. Per tutta la mia vita ho avuto un solo obiettivo, e quando finalmente sono riuscito a realizzarlo, un'onda mi ha sommerso e le acque mi hanno inghiottito. Quando mi sono risvegliato mi sono ritrovato qui, in questo mondo sconosciuto. Il capo del Team Rainbow Rocket è stato così gentile da offrirmi il suo aiuto mentre cerco un modo per tornare nel mio mondo. Ma prima di andarmene, ho deciso di realizzare i miei ideali anche in questo mondo. Grazie al potere di Kyogre, il Pokémon Oceano, potrò controllare le nuvole e scatenare un diluvio che sommerga tutte le terre emerse. La vita ha origine dal mare. Espandendo gli oceani, creeremo le condizioni adatte per la nascita e lo sviluppo di nuove forme di vita. Sarebbe un mondo ideale, pieno di risorse a cui persone e Pokémon potrebbero attingere liberamente. E così anche tu hai intenzione di mettermi i bastoni fra le ruote? Sei uguale a quelli del Team Magma. Io, Ivan, ti insegnerò cosa vuol dire intromettersi nei fatti degli altri. Ivan, ci sono già tipo 20 allenatori prima di te che vogliono insegnarmi a cosa succede a chi intromette, a chi mette i bastoni fra le ruote e a chi non deve. E ora stanno a dormire con i pesci. Cioè, non letteralmente, però capisci a me. Sono all'ospedale a curarsi le ferite. Cioè, non proprio all'ospedale, però insomma... Non rompono più le palle, ecco. Mettiamola così. Ho dato un Obscurium Z ad Angekrow. Almeno quando affronteremo un Pokémon più forte di Mighty Hyena o cose varie, potrò usare il suo potere Z e fare davvero un bel po' di danni. Però per il momento bisogna aspettare. Mi capita sempre il Pokémon sbagliato contro. Perché ho questi problemi io a relazionarmi con il gruppo di Pokémon che è più forte rispetto al mio? Sempre. Ok, adesso manderà in campo un Crobat. E io manderò in campo Slyla. Certo. Andiamo con Roccio. Vorrei provare con Pietrataglio, però ho preferito comunque andare con Roccio Tomba. Voglio vedere se ha comunque sia un buon effetto, perché Roccio Tomba non è che sia una mossa da 4 soldi, eh. Non ho problemi a fargli attacchi tipo lotta. Hydro Breccia è forte, Hydro Breccia è molto forte come tecnica. Boom! È carta vetro e c'è sempre proprio il retrogusto amaro, ci deve stare sempre. Ha un Mach, strano che uno come lui abbia un Mach in squadra. Poi ci sta Kyogre, ma non è un problema quello. Spero. Proviamo! Grande, grande! Grande! Guarda che la fortuna gira, si spera. Eccolo qua. Con un urlo straziante esce dalla sua Pokéball. Mamma mia, che urlo che t'ha fatto. Con Piovischio le cose dovrebbero sembrare volgere a suo favore. Thank you.
ora che ha missato l'attacco andrei con Tossina e sono più veloce. Almeno male, almeno questo, almeno questo. Oh yeah, avvelenatissimo, grande. La tattica di rivitalizzare e mandare in pasto a lui tutta la mia squadra funziona. Però mi sto finendo i revitalizzanti. Per carità, per finire la lotta ce l'ho. Però la mia preoccupazione è che ora o lui fa ricarica totale a un certo punto e quindi devo attaccarlo. A parte che penso che dopo questa la tossina lo finisca, ci spero veramente, ci spero, perché se questa volta lo tossina non lo finisce, lui mi va in ricarica totale probabilmente e mi rompe le uova nel paniere. Per l'appunto, allora non voglio neanche guardare. Allora, amore, vitalizzo, poi chiudo gli occhi, sento col suono. Oh, non l'ha fatto! Oh, ok, quindi ce n'ha solo una, ce n'aveva? Da allora, bye bye. Un urlo ancora più straziante per la sua morte. Però, ce l'abbiamo fatta! Non è possibile, Ivan, il capo del team Idro, il dominatore degli oceani, sconfitto. Molto bene, riconosco la tua forza, giovane allenatore. Se vuoi davvero arrivare fino in fondo al castello del team Rocket, dovrai esaminare due quadri, uno rosso e uno blu. Se ci fosse stato un allenatore come te anche nel mio mondo, temo che non sarei riuscito a realizzare il mio sogno. Ah, da quale mondo vieni tu? Mi scusi? Perché se ci fosse stato un allenatore come te nel mio mondo, quindi Brandon non esiste? Oh, apparentemente quell'altra strada non porta da nessuna parte se non da allenatori. Quindi per il momento vado a curarmi i Pokémon e domani affronteremo anche, a questo punto mi viene da pensare, Max del team Magma, che si trova oltre la porta a destra. Quindi Gogia, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video, spero che vi sia piaciuto. In descrizione vi ricordo come sempre link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi. Ci vediamo domani con un nuovo video, bye bye!